Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial di Natale e oggi un look old Hollywood, chiamiamolo così, comunque dal sapore vintage con questo eyeliner e questi ombretti molto sfumati, marrone e oro, quindi non troppi colori, e sopracciglia messe super in risalto, ciglia finte, ma soprattutto questo meraviglioso rossetto natalizio perché è pieno zeppo di glitter e come vedete più premo le labbra più glitter escono, mi piace da impazzire e scoprirete qual è durante il video, quindi non vi dico niente adesso. Ho usato prodotti un po' ricercati, diciamo, quindi che magari non sono tutti super low cost, non sono tutti così semplicissimi da trovare, ma che si trovano assolutamente. E così ho voluto un po' cambiare questa volta e usare anche altri prodotti che magari costano un po' di più o che magari insomma si trovano su siti esteri. E che però insomma, vale la pena secondo me provare. Ho usato brand che non sono super famosi come altri, tipo Smashbox, tipo Inglot, e secondo me vale però la pena provare qualcosa anche di queste marche perché hanno dei prodotti davvero molto belli. Io Inglot ad esempio la adoro e mi dispiace un sacco che non sia così famosa come altre. E niente, come sempre vi aspetto su tutti i social tramite i link qui sotto oppure cercandomi con questo nome qui. Aspetto il vostro like, il vostro commento, voglio sapere cosa ne pensate di questo rossetto e di questo look in generale e la vostra iscrizione se non siete ancora iscritti al canale, così non vi perdete i prossimi video. Vi ricordo che dall'1 al 24 dicembre cercherò, dovrei farcela, di mettere un video al giorno per il calendario dell'avvento. E niente, non aggiungo altro, vi lascio al tutorial e come sempre buona visione. Parto subito, come sempre, applicando una base sugli occhi. Questa volta uso il correttore di Makeup Revolution nella tonalità C2. Come palette scelgo la Full Exposure di Smashbox che io ho da un bel po'. Questa è la versione mini e è da un po' che non la uso, però volevo farvela vedere perché ho visto che Smashbox ultimamente ha spopolato parecchio, sia grazie a Julia De Lellis, sia grazie ai rossetti, insomma l'ho visto in vari video, Instagram, eccetera, eccetera. Quindi volevo usare questa palettina. Come vedete è molto basic e perfetta da viaggio. E poi, insomma, non contiene i soliti classici colori caldi, bensì un mix di marroncini anche abbastanza freddi. Parto con un pennello da sfumatura, ovviamente, e un mix di questi due qui. Ok, dopo aver creato una bella sfumatura sulla via esterna e sulla piega, vado a ripassare un po' di correttore, soprattutto nella parte dall'interno verso metà, così da creare una base ancora più forte per il prossimo prodotto.
Scelgo ora uno dei pigmenti Inglot, questo è il numero 123 ed è questo oro molto molto bello. Scelgo un pennello piatto per applicarlo che vado a bagnare leggermente. Prima di passare l'eyeliner, riscelgo la palettina di Smashbox e questa volta scelgo l'ombretto marrone più scuro e freddo e lo vado ad applicare nella via esterna in modo da intensificare bene tutto. Ok, posso passare all'eyeliner, io scelgo quello in gel di ColourPop che si chiama Swerve ed è nero. Passo ora al viso e come primer scelgo il Touche Eclat Blur Primer di Yves Saint Laurent Beauty. E come fondotinta scelgo quello di ColourPop. Il correttore invece è di Make Up Revolution, lo stesso che ho applicato come base sugli occhi, quindi Conceal & Define tonalità C2. Fisso poi il tutto con un velo leggero di cipria banana di Ben Nye. Ritorno poi agli occhi e per la parte inferiore vado a scegliere innanzitutto il marrone più scuro, quindi questo qui. Che vado poi a sfumare con il primo mix che ho applicato sulla piega, quindi marrone scuro e il color biscotto. E con questo mix vado a definire ulteriormente la piega. Hey, jingle bells.
Applico il mascara e questo è di Pure Cosmetics, si chiama Fully Charged. Per un look del genere ci vogliono assolutamente le ciglia finte, io scelgo le Demi Wispies di Ardell. Possiamo passare alle sopracciglia e io scelgo la Brow Pomade di Mulac nella tonalità Universal Deep Brown. Per il viso invece scelgo questa palette di Urban Decay per Basquiat, quindi è una collezione vecchia, limited edition, però insomma è un po' che non la uso e ok, non si trova più, ma alla fine potete trovare sicuramente un bronzer che assomiglia a questo, appunto vado ad usare Jawbone che è questo bronzer qui. Dalla palette vado a scegliere anche il blush e scelgo NoHo, che è quello più scuro dei due. Come illuminante invece scelgo questa meraviglia, ovvero Bali di Ofra, da usare con cautela perché è davvero super blinding. Termino con le labbra e uso un prodotto che più natalizio non si può, ovvero il Glitter Flip di Sia Te nella tonalità Hollywood ed è questo rossetto liquido super particolare perché quando poi si premono le labbra è pieno zeppo di glitter e io li ho presi l'anno scorso sul sito ufficiale di Sia Te, però vi metto i link, tutti i link dei negozi online dove potete trovarli perché sono meravigliosi. Ho questo, ne ho uno scuro e li adoro, sono davvero perfetti per Natale. Ok, lascio asciugare un po'.
E questo è il risultato appena applicati. Pronti? E questo è il risultato una volta che si... No, accidenti! E questo è il risultato una volta che si premono le labbra. Ovviamente poi con l'andare del tempo più premete più i glitter si vedono ed è una cosa veramente super festiva, super festosa e super carina. Quindi io vi consiglio assolutamente questi rossetti per Natale perché sono strabilianti. E come vedete questo ha i glitter sul fucsia e sull'argento. E basta, questo è il look terminato, super vintage, super classico, super Hollywood, però sempre molto carino e d'effetto. Poi vabbè, con le ciglia finte si sa, è tutto ancora più esagerato e più raffinato, anche classico. E quindi insomma non potevo non metterle, era da una vita e io le adoro sempre. Guardate che roba! E basta, io vi saluto e vi aspetto a domani. Ciao!